Poracci, bentornati e benvenuti. Il prossimo 2 ottobre ci sarà un ritorno graditissimo perché uscirà Crash Bandicoot 4 It's About Time su PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo segnerà un vero ritorno alle origini della serie, riprendendo la numerazione esattamente dove si era interrotta la prima indimenticabile trilogia firmata da Naughty Dog. Quanto si è visto da demo ed anteprime non fa altro che confermare la bontà del prodotto confezionato da Toys for Bob. L'unico aspetto che lascia abbastanza interdetti è la mancanza di una conversione per Switch e PC, porting mai discussi dallo studio di sviluppo. Ora però un recente leak sembra aver dato la conferma, non ufficiale, che sia prevista quantomeno una versione per console ibrida. Dunque in questo video vi mostrerò quali sono gli indizi che alludono all'approdo su Switch e qual è lo scenario più realistico che si va a delineare per Crash 4 sulla console Nintendo. Prima di iniziare, mi raccomando, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche se volete essere sicuri di non perdervi le prossime notizie su Crash, Nintendo e il mondo dei videogiochi. Iniziamo! A poco meno di 2 mesi dall'uscita ufficiale del gioco, non ci sono ancora notizie riguardanti la possibile conversione di Crash 4 It's About Time per Nintendo Switch. Fortunatamente un utente messicano, Sunware, ha condiviso sul suo profilo Twitter un'interessantissima scoperta che sembra confermare la versione per console ibrida. Infatti all'interno del sito web del gioco è possibile prenotare una copia di Crash 4 selezionando tramite un menu a tendina la piattaforma di riferimento. Analizzando il codice HTML della pagina, Sunware ha trovato delle linee di codice che alludono a 2 elementi nascosti all'interno di quel menu che fanno riferimento esplicitamente a Nintendo Switch e PC. Questo almeno fino a ieri, visto che ora la pagina è stata aggiornata e quelle informazioni sepolte sono definitivamente scomparse. Si è trattato di un errore o per una svista sono state anticipate le 2 versioni mancanti? Questo è quello che penso. L'arrivo di Crash 4 su Switch io lo do per scontato, bisognerà solo aspettare un po' di tempo, così come è accaduto per la Ensign Trilogy. La console di Nintendo ha venduto così tanto che sarebbe una follia per Activision farsi sfuggire una fetta di mercato di tale portata, e gli sviluppatori probabilmente hanno solo bisogno di più risorse e tempo per ottimizzare al meglio il motore di gioco al particolare hardware della console ibrida. Non dimentichiamoci poi che questa volta dietro allo sviluppo c'è Toys for Bob, azienda che ha uno storico interessantissimo per quanto riguarda la Switch. Infatti è stato questo studio ad essersi occupato del porting di Crash Insane Trilogy su Switch e inoltre è il team dietro alla realizzazione della Reignited Trilogy, altra operazione nostalgia incentrata su una mascotte degli anni 90, il draghetto Spyro. E anche l'edizione Switch di questa trilogia, arrivata in ritardo rispetto alla concorrenza, fu proprio leakata da una svista avvenuta sulla sezione prenotazioni del sito ufficiale. Sul perché Crash 4 non sia ancora stato confermato su Switch e PC ci si può ricamare parecchio sopra, ma l'ipotesi più accreditata è che Activision non voglia remare contro le vendite di PS4 e Xbox. Queste console saranno le prime a ricevere il gioco e se l'utenza venisse a conoscenza di una versione per Switch, molti potrebbero decidere di attendere la sua uscita prevista probabilmente per il 2021 inoltrato, tirando così il freno a mano sugli introiti generati dalla prima versione su home console. Voi poracci cosa ne pensate? Vedremo Crash 4 su Switch? Eventualmente preferireste aspettare questa versione o andrete di day one su PlayStation e Xbox? Vi aspetto nei commenti. Come al solito lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, è solo questione di tempo, ciao!